Amici telespettatori, benvenuti all'ultima puntata di Zona Gol. Il Gualdo, con un misero, possiamo dire, 1-1, un risultato positivo senza faticare tanto, ha chiuso il suo splendido campionato, questa grande cavalcata che ha portato la squadra del presidente Barberini in C1. 1-1 con gol di Tomassini su rigore per il Gualdo e con un gran tiro di Minetto per il Baracca Lugo da circa 35 metri, quindi la partita si è giocata a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, davanti al Gualdo, questa formazione del Baracca Lugo che 2 anni fa era addirittura in Serie C1, poi è retrocessa e quindi ha deluso un po' quest'anno, tutto sommato, perché doveva riconquistare la C1, una categoria che forse compete di più a questa società romagnola. Tanto vedete dalle immagini anche il fallo su Pasquale Traini e il rigore che sarà trasformato da Tomassini. Palla alla sinistra del portiere e quindicesimo centro stagionale per Tomassini. Il Gualdo ha concluso con 68 punti, 19 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte. Ricordiamo che in questo campionato, come anche in C1, la vittoria valeva 3 punti, regola che sarà intromessa anche nei campionati maggiori dal prossimo anno. Questo è il gran tiro di Minetto e il pareggio quindi del Baracca Lugo. Quanto riguarda il Gualdo, quindi è finito questo bellissimo campionato che i tifosi sicuramente ricorderanno con piacere. Il ritiro, per cominciare a pensare già al prossimo anno, sarà a Macerata Feltre, dove già Novellino e i suoi allievi si erano incontrati per la preparazione della presente stagione che è da poco finita, il 23 luglio. Per quanto riguarda l'organico, ci sono già state le riconferme della società per quanto riguarda il portiere Verderame, i difensori Luzzi, Lombardo e Costantini, l'altro portiere Nunziata, Vincenzo, e i centrocampisti Melotti e Serra. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, anche perché al Gualdo servono minimo 4 rinforzi di categoria per disputare un buon campionato, un campionato di tranquillità, naturalmente la società spera nella salvezza, come dice il presidente Barberini, meglio avvicinarsi di più ai playoff che ai playout. Circolano intanto le voci di Azzori e del Giudice, due ex Perugini, Azzori anche ex Ternano, un difensore centrale, mentre del Giudice, che 2 anni fa giocava a Perugia, quest'anno ha giocato nelle file del Potenza, sempre in C1, tra l'altro nel girone B, sfiorando i playoff. È un mediano di spinta, un centrocampista quindi. Per quanto riguarda le cessioni, Tasso è stato ceduto proprio al Perugia e Tomassini è sul piede di partenza. Infatti sono molte le società interessate al forte attaccante gualdesi, tra queste l'Ascoli in Serie B e la Spal in C1. Quindi apriamo anche una parentesi per quanto riguardano i playoff. Il Como ha battuto nella finale dei playoff la Spal per 2-1 a Verona, e quindi la società lariana di Marco Tardelli, allenata da Marco Tardelli, si porta in Serie B a sorpresa, dobbiamo dire. Per quanto riguarda i tifosi, che quest'anno sono stati molto calorosi, anche se in numero esiguo rispetto ad altre tifoserie, il tifo è sempre stato corretto. Il prossimo anno dovranno impegnarsi e sacrificarsi ancora di più, perché ci sono delle trasferte davvero incredibili, poche sono quelle abbordabili dal punto di vista della distanza chilometrica. Noi abbiamo tentato di costruire anche il girone in cui sarà inserito il Gualdo, naturalmente crediamo che sarà inserito nel girone B, quindi nel girone meridionale, con queste società: Avellino, Barletta, Leonzio, Siena, Siracusa, Ischia, Matera, Potenza, San Benedettese, Casarano, Lodigiani, Regina, Pontedera, Pisa, Trapani e poi 2 squadre a scelta tra Sora, Turris, Juve Stabia e Salernitana. Sora e la Turris, la squadra di Torre del Greco, dovranno disputare lo spareggio per la promozione in C1, mentre la Juve Stabia e la Salernitana disputeranno mercoledì a Napoli la finale dei playoff per raggiungere la Serie B. Quindi abbiamo concluso questa panoramica sul Gualdo. Ora parliamo un attimo del Perugia, dopodiché lasceremo la linea alle interviste, naturalmente raccolte da Antonio Campione alla fine della partita a Lugo di Romagna. Il Perugia ha acquistato diversi giocatori, soprattutto Corrado dal Genoa, un giocatore difensore centrale giovanissimo, classe 71, e che già 2 anni fa si è messo in mostra facendo un bellissimo campionato nella Reggiana, portando la squadra di Pippo Marchioro in Serie A in quella stagione, ovvero 2 anni fa. Mise a segno anche 5 gol e fece segnare 29 presenze. Un altro difensore centrale è arrivato alla corte della società di Pian di Massiano, si tratta di Giacomo Di Cara, un centrocampista pescarese.
Per quanto riguarda il centrocampo, è arrivato il mediano Paolo Benetti dall'Ascoli, ex giocatore del Milan, addirittura in Serie A, non più giovanissimo, classe 65, come Giovanni Cornacchini. Altri acquisti un pochino meno importanti: Baiocco, il giovane 19enne centrocampista del Gubbio, e poi anche Ferrante, l'attaccante dal Piacenza, che è sempre stato un po' un panchinaro della Serie A. Ha girovagato per molte società del campionato maggiore, e anche lui nella Reggiana ha avuto la sua stagione migliore, facendo registrare 13 gol in Serie B. Forse arrivano anche alla società del presidente Gaucci Cavallo e Nappi, due giocatori del Genoa, ma Gaucci annuncerà anche un altro acquisto importantissimo, una vera e propria checca per dare a questa formazione quello che conta di più, fargli fare un salto dal punto di vista della qualità e farlo ben figurare anche in Serie B. Naturalmente è inutile dire che i tifosi del Perugia sperano anche nel ritorno in Serie A dopo oltre 10 anni. La rosa del Perugia è da sfoltire naturalmente. Per quanto riguarda l'allenatore, è sempre confermato Ilario Castagnieri, il secondo. Non c'è più Viviani, che torna a Pisa. Al suo posto l'allenatore Di Giannattasio, che in questa stagione è subentrato a Flaminia alla guida tecnica della Primavera. Primavera che sarà presa invece in mano da Nicola Filipovic. Andiamo a vedere il campionato, non il campionato, delle trattative per quanto riguarda i dilettanti. Dal 10 giugno, ogni venerdì, al postiglione di Collestrada ci sono le società per il mercato del calciatore umbro. C'è un vero e proprio scambio di giocatori e di tecnici. Il più importante è Flavio Possanzini, che quest'anno ha guidato per un periodo molto lungo di tempo la Dinamo Borgo Boio, che allenerà il Foligno, squadra retrocessa dal campionato nazionale dilettanti. Il portiere Bonaiuti, sempre del Foligno, ritorna all'Ellera, quindi dopo una stagione nella società dei Falchetti, e anche Fabiani è un portiere della Cannara che ritorna alla Bastia. L'attaccante della Narnese Apuzzo ha provato con il Gualdo, ma i risultati non sembrano confortanti, mentre Città di Castello è sempre più interessato all'acquisto del centrocampista Battistini della società dell'Aquila della Serie C2. E c'è una vera e propria asta tra varie società, tra quali l'Arezzo, il Chianciano ed altre società, per l'attaccante della Pontevecchio Firli. Bene, ora dopo questa parentesi anche per quanto riguarda il calcio, che non comprende il Gualdo, il Perugia e i dilettanti, andiamo a vedere le interviste raccolte da Antonio Campioni alla fine della partita Baracca Lugo-Gualdo 1-1. Può partire il servizio. Con noi mister Novellino, un campionato che si chiude mentre il Pontedera viene sconfitto 5-1, il Gualdo con una bella partita pareggia anche qui a Baracca Lugo, un Sì, ottimo risultato. ottimo direi sotto l'aspetto del gioco, abbiamo giocato bene, volevamo arrivare primi, siamo riusciti, credo che se lo meritano, una squadra che ha espresso il miglior gioco era giusto che arrivasse prima. Certo, ci teneva non solo mister Novellino, ma anche il presidente Barberini, anche i tifosi, gli stessi Gli giocatori. stessi giocatori, guardiamo le euforie che fanno oggi. Ci tenevo in modo particolare che oggi la dovevamo vincere sta gara Ecco, comunque. una bella gara, comunque il Gualdo ha disputato una bella partita, specialmente negli ultimi 20 minuti, è venuta fuori ancora in modo tecnicamente perfetto. Io direi bene la squadra, tutta la partita. Faceva caldo oggi, non dimentichiamo, e non dimentichiamo che di là c'era anche il Baracca Lugo, non è che giochiamo sempre noi. Certo, è una bella squadra il Baracca Lugo, piuttosto veloce, peccato veramente che meritava forse in classifica qualche posto di più. Ma sai, io parlo della mia squadra e dell'altra, è difficile parlare, ma credo che oggi il Baracca Lugo abbia disputato una delle sue belle partite, allora ciò dimostra che il risultato che abbiamo fatto è importante. Archiviamo questo campionato e prepariamoci per la prossima avventura, mister. Un'avventura che vorrei dirvi che è molto difficile. Senta, mister, già sta preparando qualche nuovo acquisto? È Crispini, Crispini, io non c'entro niente. un attimo, va bene, quindi la ringraziamo, ci Prego. vediamo durante la fase di preparazione del campionato. Prego. Arrivederci. È con noi il direttore sportivo Claudio Crispini. Archiviamo questo campionato, anche se quest'oggi ancora una volta il Gualdo ha dimostrato di essere una squadra perfetta, perché sotto un caldo tremendo, un bel gioco con un pareggio, mentre il Pontedera se ne va a casa sconfitto con 5-1 addirittura. Quindi questo dimostra la determinazione tra le due squadre anche in questa fine di campionato. Sì, il Pontedera probabilmente ha pagato la festa come c'era successo a noi nelle settimane scorse, ma al di là di questo,
credo che hai colto il tasto giusto e la nota saliente. La squadra anche oggi è stata all'altezza della situazione, ha giocato una bella partita in un clima molto torrido, non abbiamo avvertito neanche qualche esperimento che il mister ha giustamente fatto, direi un pareggio equo. Oltretutto ci è voluto un Eurogol per bucare Nunziata, che mi è parso molto sicuro, si è fatto trovare aveva molto pronto. Ha parato proprio un pallone, no, pericolosissimo, poi da lontano una staffilata l'ha sorpreso tutti. Sono Eurogol che vengono una volta all'anno, è venuto oggi. Direi comunque il pareggio tutto sommato ci sta, come è giusta alla fine la vittoria del Gualdo in questo campionato, oltre alla promozione il primo posto in assoluto, perché ritengo che come gioco il Gualdo ha giocato meglio del Pontedera, che è stata tenuta a galla soltanto dalla straordinaria prolificità del suo duo d'attacco. Sono due squadre comunque che meritatamente approdano alla C1. Certo, Crispini, ci può fare intanto una breve sintesi dei giocatori confermati magari? Il Gualdo ha già provveduto a riscattare Melotti, che si aggiunge a Serra, Luzzi, Costantini e i due portieri che avevano raggiunto l'accordo, come Traini. Tasso è finito al Perugia, come tutti ben sapete, c'è qualche dettaglio per completare la squadra, però dobbiamo aspettare un attimo, ma bisogna attendere un attimino, stiamo concludendo con l'Inter l'acquisto di due giocatori importanti e poi abbiamo le buste per Varini che condizioneranno molto le cose, perché abbiamo già avuto un colloquio col direttore generale dell'Ancona Castellani, ma non ci troviamo d'accordo perché entrambi vogliamo riscattare il giocatore. C'è livello pensando a del giudice Azzori? Ma del giudice Azzori sono due buoni giocatori in due ruoli dove il Gualdo deve acquistare giocatori, però io le potrei fare 10 nomi al posto del giudice e 10 nomi al posto d'Azzori. Ci vuole un attimo di pazienza. Bene, io la ringrazio, buon lavoro. Grazie a voi. Ecco, sentiamo anche il mister Agresti e per quanto riguarda il suo Baracca Lugo, una squadra che si è salvata, dicevo, avrebbe trovato la tranquillità molto presto. Anche oggi ha disputato sotto un caldo torrido una bella partita, aveva di fronte un bel Gualdo con nonostante tutto, però mi sembra che il Baracca goda di ottima salute. Sì, innanzitutto un bel Gualdo e un Gualdo caparbio che voleva a tutti i modi raggiungere la vittoria, perché credo che tenesse in particolar modo a arrivare primo, e quindi anche oggi per noi è stata un'altra partita vera, però noi ci siamo abituati, noi siamo ormai consci sempre di questi impegni così difficili e ormai siamo anche abbastanza maturi per affrontarli tutti allo stesso modo, e anche oggi la mia squadra ha dimostrato di avere raggiunto quella maturità che gli ha permesso, diciamo così, nei momenti difficili che potevamo anche essere a rischio, di venire fuori da una situazione difficile. Io di questo sono contento, perché è vero che è una buona squadra, è vero che molto probabilmente se all'inizio del campionato certi risultati ci fossero stati un pochino più favorevoli, molto probabilmente potevamo puntare a qualche altro obiettivo. Così non è stato. E molto probabilmente qualcuno invece gli amputava il fatto che non avesse il carattere per emergere in altre situazioni. Così non è stato, e questo è sicuramente una cosa che mi fa piacere sia dal punto di vista tecnico che umano. Ecco mister, non per conoscere i suoi problemi, resterà ancora a Baracca Lugo per la prossima stagione, e soprattutto qualcuno ha messo gli occhi su Palmieri, perché ancora una volta ha dimostrato di essere veramente un bel giocatore. Ma per quanto riguarda la mia situazione, è la situazione un po' di tutti gli allenatori, che in questo momento qui non ho ricevuto nessuna conferma, quindi di conseguenza io mi ritengo libero. Per quanto riguarda il discorso di Palmieri, è un giocatore che sicuramente merita le categorie superiori e mi sembra che in questo campionato abbia dimostrato di avere quell'equilibrio che qualcuno magari gli rimproverava di non avere. Quindi è un giocatore che merita sicuramente altre platee. Bene, io faccio i migliori auguri, complimenti comunque per la stagione che è passata e in bocca al lupo per la prossima. Grazie, altrettanto direi. Ecco con noi il capitano Massimo Cocciari, due osservazioni. Intanto il campionato è terminato con una bella partita anche oggi sotto un caldo torrido, tutta la squadra ha giocato bene, questo è il primo elemento. Il secondo elemento, primi in classifica, non è da poco. No, penso che sia un risultato eccezionale, grandissimo, soprattutto perché ce lo siamo guadagnati sul campo e perché pur avendo lavorato sempre, se si può dire, a fari spenti, siamo riusciti ad ottenere una cosa grandiosa che è il primo posto in classifica, una cosa che
ci eravamo prefissi la cosa che almeno ultimamente era l'obiettivo primario che tenevamo di più. E l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo conquistato questo obiettivo, e anche oggi una bella squadra, un bel primo tempo, ma il secondo tempo ancora più bello del Gualdo, mi sembra che ci sia modo da gioire. Beh, è normale, penso che fino all'ultimo abbiamo dimostrato la bontà del nostro impianto di gioco, anche se è normale che le ultime giornate, un po' perché per i festeggiamenti, un po' perché avevamo raggiunto lo scopo primario che era quello di la determinazione era calata, ma in campo oggi ho visto di nuovo come... Sì, ma appunto c'è sempre stata la voglia di ottenere questo risultato, magari con minore determinazione rispetto a prima, che adesso sono usciti anche caldi abbastanza forti da sopportare. Siamo contenti veramente, speriamo adesso di goderci un po' di mare, un po' di sole, perché... un mesetto di riposo ci vuole. E Massimo che farà? Massimo niente, stiamo parlando adesso, valutando la situazione. Io ho esposto quelle che sono le mie, così, le mie situazioni per rimanere a quadro, sì, ma da parte mia c'è la massima disponibilità. Penso che di aver dimostrato qualcosa di positivo, se la società ne prendere atto, sono contento, altrimenti penso ancora di poter far comodo a qualcuno. Io ti auguro di rimanere con noi, Massimo. Ecco. Grazie. Presidente Barberini, aspiravano soltanto a salire ma anche a vincere il campionato. Oggi l'obiettivo è stato raggiunto non soltanto con una bella partita del Gualdo, specialmente nel secondo tempo, con la sconfitta poi del Pontedera, quindi da gioire ancora di più. Ma io direi abbiamo fatto una bella partita da fine stagione. Il secondo tempo abbiamo pressato per vincere e poi loro hanno inventato un tiro con un gol bellissimo, perché non c'era Garo proprio dietro la porta, l'ho visto abbastanza bene, non c'era niente da fare, e comunque è un risultato che ci sta bene, perché il Pontedera ha preso una bella batosta all'Aquila, e quindi siamo contentissimi di aver vinto, oltre da essere promossi, anche di aver vinto questo benedetto girone, no? Rimarremo nella storia della C2, che almeno il Gualdo ha vinto un campionato di C2. Cominciamo a tirare anche le somme, in 5 anni ne abbiamo vinte piuttosto di campionati, mi sembra, no? Ormai già ne abbiamo parlato. Pensiamo al prossimo, pensando al prossimo è molto impegnativo, Antonio, pensiamo al prossimo, cercheremo di far bene. Far bene significa qualche novità? No, non ancora, non ci siamo mossi a livello così di sondaggio, però per il mercato ancora è un po' prematuro. Posso dire che abbiamo riconfermato Verderame, Nunziata, Luzzi, Costantini, Melotti, Lombardo ci aveva già il contratto, dunque Traini, penso che faremo anche con Turchi, in modo che Cocciari non ancora, gli abbiamo fatto un'offerta, lui si è riservato. Tommasini invece se ne andrà? Ma Tommasini, penso che da quello che ho potuto capire, e Tommasini mira a mete un po' più importanti. D'altra parte ha fatto bene, oggi ha fatto il 15° gol. Io l'altro giorno mi sono incontrato con un direttore sportivo del Perugia, ha detto che ha buone possibilità di piazzarlo. Io ho detto, lei non ha la mia autorizzazione, guardi quello che si può fare, d'altra parte siamo in comproprietà, e quindi penso che Tommasini non rimarrà a quarto. Bene, e quindi appena ci sono delle novità, io spero, Presidente, di poterle comunicare alla stampa. Ma io sto partendo, io domani, martedì mattina, parto per l'America e rientrerò tra 7-8 giorni. C'è il nostro DS Crispini che manovra tutto, è passato direttore generale, è passato di... Se lo merita, no? Se lo merita, e quindi tutto quello che c'è da chiedere potete rivolgervi a lui, e vi metterà al corrente della situazione. D'accordo, grazie, complimenti, in bocca al lupo. Grazie, che credo. Con noi anche Costantini, e oggi sotto un sole cocente tremendo una bella partita del Gualdo, un bel pareggio che ci dà il primo posto, soddisfazione doppia. Sì, sicuramente, ci tenevamo a arrivare ai primi perché a questo punto era una classica ciliegina sulla torta, e questo è un doppio successo per noi, perché sia perché abbiamo vinto il campionato, sia perché siamo arrivati primi davanti a tutti, e credo anche con maggior punteggio di tutta la C2, quindi
sono soddisfazioni in più a quelle che abbiamo già raggiunto. Ecco. Costantini quindi ormai è fuori di dubbio, rimane con noi anche per la prossima stagione, quindi di nuovo lo avremo insieme per tante domeniche. Sì, sicuramente, l'importante del calcio è sempre migliorare e quindi l'anno prossimo avrò ancora l'occasione di fare bene. Ecco. Sicuramente sarà un campionato difficile perché io non l'ho mai affrontato, però con l'umiltà e con la voglia di far bene che ho sicuramente ce la metterò tutta anche l'anno prossimo. Hai tutte le qualità, non soltanto dal punto di vista temperamentale, comportamentale, ma anche come tecnica di giocatore. Sì, sicuramente, io oltre alla mia famiglia ecco, ho tutto nel calcio, quindi cerco sempre di dare il massimo la domenica, penso che le più grosse soddisfazioni che vengono da questo fatto sono le gioie più belle che uno ha. Ecco. Bene, dopo questa pausa di riposo giustamente ci rivedremo nella fase di preparazione quest'estate. Sì, sicuramente, già il pensiero che fra un mese siamo di nuovo qui è, il 23 luglio. È problematico, però ecco, adesso bisogna andare in vacanza perché non se ne poteva proprio più, ecco. Sia per il caldo, sia per lo stress accumulato tutto il campionato, perché non abbiamo mollato una domenica, quindi penso che siamo più che meritati. È meritato e ci voleva, quindi sicuramente, grazie. Tasso, contento non soltanto di aver vinto questa partita, di aver pareggiato sotto un grande caldo e soprattutto di essere arrivato per il primo. Ma certo, ecco, c'era la soddisfazione di aver vinto, abbiamo coronato con il primo posto perché credo ce lo meritavamo sia sotto il punto di vista del gioco che del carattere, quindi ecco, una soddisfazione in più per noi. Ecco, tu ormai per la prossima stagione non ci sarai più, sarai col Perugia, questo mi fa piacere perché in campo valevi e quindi è giusto che tu possa con il Gualdo andare avanti, mentre il Gualdo va in C1 e tu in B. Certo, questa è una soddisfazione personale. Colgo l'occasione non per fare della retorica ma per ringraziare i miei compagni perché siamo stati un gruppo eccezionale e mi hanno aiutato molto, così anche i tecnici, sia il mister Amenta che il professor Gabriele, che ecco, insieme abbiamo fatto un gruppo eccezionale e questa nostra voglia di far bene ci ha portato a questo traguardo storico. Allora auguri e speriamo di rivederci comunque. Certo, speriamo di rivederci al più presto. Ciao. Lombardo, come è andata la sperimentazione di questo pomeriggio, di questa partita? Dove si sta meglio? Ma la terzina c'è da correre su e giù come i matti, è dura. A parte che l'ho fatto per tanti anni, quindi è un ruolo che lo sento mio comunque perché sono abituato, però infatti si vedeva che ti sganciavi e cercavi anche di andare a rete. Beh, insomma, nel limite del possibile si fa quel che si può, però centrale, visto che quest'anno mi sono abituato bene, è un ruolo che ti dà la possibilità forse di ragionare un pochino di più e dosare maggiormente le forze, cosa che il terzino forse te lo permette meno. È un ruolo per giovani, rampanti. Il caldo oggi era tremendo, nonostante tutto una bella partita del Gualdo, anche del Baracca dovrei dire, specialmente nel secondo tempo quando le forze potevano mancare invece... Ma una bella partita, ce la siamo giocata entrambe perché tutte e due non avevamo problemi di classifica, abbiamo cercato di onorare questo impegno e come ha detto lei giustamente, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di avere ancora una buona condizione e ce l'abbiamo messa tutta. Era anche bello vincere, però fortunatamente ha perso anche il Pontedera e è bello anche portare via il primato. Il primato a cui tenevano soltanto, cioè, i tifosi, noi, o il presidente, ma soprattutto i giocatori sentivo, ci tenevano. Ma quando segni? No! Mai. E oggi è andato molto vicino. Oggi sì, direi che ci ho provato. Ma quando segni? Però non sono tanto bravo a fare i gol. Ma va bene così, ne abbiamo presi pochi. Non li fai fare d'altra parte, quindi auguri. Grazie. Chiudiamo questo nostro servizio con Traini. Voglio subito ricordare a Traini che durante la partita c'erano alcuni tifosi, non solo del Baracca ma qui di dintorni, ricordavano quando tu giocavi da queste parti. Ma sì, sicuramente ho fatto diversi anni a Cesena, in Serie B e in Serie A, quindi fa piacere che gli sportivi ti apprezzano per quello che hai saputo fare e che continui a fare. Si ricordavano perfettamente. Per quanto riguarda ancora la partita odierna, voglio dire, sotto questo sole avete corso più del solito, quindi ancora c'era convinzione per arrivare a questo primo posto. Sì, noi avevamo questo obiettivo di quello di, giustamente abbiamo fatto tanto durante l'anno e non era giusta
che venisse consacrato con il raggiungimento del primo posto. Diciamo che è una soddisfazione importante perché la squadra ha espresso veramente il più bel calcio, io penso, degli interi questo gironi della C2. Questo è un riconoscimento generale, non soltanto del nostro, ma anche degli altri gironi. Sì, senz'altro. Poi anche sentendo certi addetti ai lavori ha riscontrato tutto ciò. Quindi fa merito all'allenatore, a noi giocatori che siamo riusciti a mettere in campo ciò che voleva, la società di mettere a disposizione dell'allenatore una società, una squadra valida, competente, quindi è giusto che venga riconosciuta anche questi meriti. Ecco, un giornalista ha chiesto a mister Novellino che cosa ha significato per Gualdo il novembre dopo che è arrivato Traini e mister ha detto ha dato un impulso molto forte. Ma sì, io ho cercato di dare il mio contributo, la mia esperienza e i miei gol, non a caso sono stati molto determinanti in certe partite chiavi che forse lì ha dato la svolta al nostro campionato, ma penso anche a tutti gli altri, da Tomassini a quelli della panchina soprattutto, che sono riusciti insieme a creare un gruppo veramente eccezionale, ognuno che è sceso in campo ha dato sempre il massimo e quindi è un merito di professionalità e un merito anche dell'allenatore che è riuscito a motivare tutti i giocatori. Quindi ci rivedremo per la prossima stagione perché tu sarai sempre dei nostri. Sì, io ho firmato sabato, sono molto contento e speriamo di rivivere un'altra avventura come abbiamo vissuto quest'anno. Ti ringrazio. Grazie a voi. Bene, chiudiamo anche noi questo servizio per quanto riguarda il campionato di calcio. Io direi di far avvicinare Daniele, di far avvicinare Sandro, perché nel ringraziare i tecnici in modo particolare per tutto l'anno, Roberto Teodori che ha seguito con noi sempre tutte le partite, voglio ringraziare anche chi ha faticato nel corso del campionato con le proprie telecronache, Sandro Cagliesi e Daniele Sburzacchi. Continueremo ad essere presenti nei campi di gioco anche il prossimo anno per altre avventure di calcio. Questa è la redazione sportiva di Gualdo TV 23 che è tutti insieme questa sera festeggeremo con i tifosi per il primo posto in classifica e il primo posto per la C1. Ci rivedremo in altri campi, Sandro? Sì, speriamo di sì, magari che il prossimo anno è più difficile perché la C1 sicuramente non è la C2 più a portata di mano di noi da Gualdo, ma l'eccellenza, la Serie D che sostituisce il campionato nazionale dilettanti e il Gualdo, perché no, quelle abbordabili, cercheremo di fare del nostro meglio. Daniele, sarai sempre presente anche tu per le telecronache in altri campi per la prossima stagione. Sì, e sono contento di farlo, speriamo di vedere anche squadre in questi campionati di cui ci occuperemo che facciano dei campionati come l'ha fatto il Gualdo quest'anno. Bene, Gualdo TV 23 con il suo staff per quanto riguarda il gruppo sportivo è tutto, ringrazia i tifosi, ringrazia la società calcio Tagina di Gualdo Tadino e ringrazia tutti i giocatori che ci hanno regalato questo campionato con il passaggio dal sogno alla realtà. Andiamo in studio, Zona Gol quindi va in archivio, abbiamo cercato di tenervi sempre informati sui fatti calcistici dell'Umbria ed in particolare quelli riguardanti la società sportiva del Gualdo. Anche se il prossimo anno in C1 non seguiremo la squadra biancorossa con la stessa intensità, auguriamo alla società, ai tifosi, a tutti gli addetti ai lavori naturalmente un'altra annata piena di soddisfazioni. Con questo concludo, ora vi lascio alla premiazione dei tifosi, alla società e ai giocatori del Gualdo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con Gualdo TV 23.
carico da stagno. Oh. Vabbè, lo dici, guarda lì, dillo lì. Chi guarda, Michael, in telecamera. Sei anche sul po'. Calcio è pregato voce. Di oh! Voce questa grazie. È la società, grazie a voi, e poi abbiamo pensato di fare un pensiero anche per lo sponsor, voglio dire, si è rivelato tanto importante in tutti questi anni. Grazie. Quindi, non so, presidente, lo ritira lei per lo sponsor? Alberto. Il solito rappresentante. Alberto. Alberto. Thank you.
ne ho parlato. Penso di aver detto tutto, voglio solo dire un grazie a tutti quanti e poi l'anno prossimo si vedrà. Si vedrà. E resta guardo! Eh? E resta guardo! Questo io rimarrei anche, sarei anche contento di rimanere, però non sta a me a decidere. Grazie a tutti e in bocca al lupo. Vorrei dire soltanto una cosa a favore del mio amico Omar, che è l'unico che è rimasto del campionato interregionale. No, no, a parte la profonda amicizia che ci lega, mi piacerebbe moltissimo che rimanesse attuando la promozione, anche se so che non sarà facile per vari motivi. Comunque, se non dovesse rimanere a Gualdo, gli auguro tanta tanta fortuna, perché ce la merita. Ringraziare i miei giocatori che sono stati eccezionali quest'anno, i miei collaboratori, grazie di nuovo. Una cosa solamente! Discorso! Solamente una cosa, dico, eh? Ma che ho preparato? Prossimo anno non correrai come ha corso stanno. Comunque dico una cosa, questa è l'ennesima dimostrazione che non è la quantità ma è la qualità del tifo che conta. Oh!
di cuore veramente. Minuto, qualcuno deve mantenere un'altra promessa, eh? Cioè? Cioè? Le telefono. Allora adesso anche tu, clamoroso! A parte il ringraziamento, 3 anni fa abbiamo vinto l'interregionale, si è parlato del miracolo del Gualdo in C2. Sono passati 2 anni, siamo andati in C1. Io dico, penso che non sia finita ancora. Noi vorremmo premiare anche Palmiro. Adesso vorremmo concludere con le due emittenti che ci hanno fatto un po' sette e quattro TV 23. Però la ragazza non l'avete fatta a fare. Per piacere. Allora, per sapere perlomeno. Ecco, grazie. Affortunato. Il ringraziamento per l'impegno profuso nella splendida arte della cucina. Ultras Gruppo Magnoni. Che ciurma bella. Bene, anche questo momento particolarmente vissuto tra i tifosi, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori ormai volge al termine, però la gioia ancora è tutta intera con te e penso con tutti noi. Ma forse andrà al termine solo per i giocatori, noi prevediamo una serata molto lunga perché siamo noi ultras e ci vogliamo divertire.
perché vogliamo premiare, oltre i giocatori e tutto il resto che abbiamo fatto, premiarci noi stessi per un'annata molto difficile, sofferta, ed ora questa sera ci siamo riusciti a vincere questo campionato e vogliamo festeggiare nella miglior maniera possibile, divertirci e non pensare a niente. Io ho scritto in favore dei tifosi che il campionato che il Gualdo ha vinto è doppio, perché ha vinto quello sul campo con i giocatori, ma anche per quanto riguarda i propri tifosi, per la correttezza che hanno dimostrato in tutti i campi dovunque sono andati. Sì, noi siamo stati sempre corretti. Noi siamo stati sempre corretti, come ripeto, è anche il discorso che non siamo gente cattiva, noi ci piace divertirci, ci piace seguire il calcio e questo è l'importante. Lo sport non è fatto di violenza, lo sport va vissuto, gioito, sofferto, e poi alla fine queste sono le soddisfazioni che uno può ricevere da un'annata in mezzo al gelo, in mezzo alla neve, in mezzo all'acqua, sotto al sole. Ecco, questa è l'unica soddisfazione che un tifoso o un cittadino può avere da una città piccola così, ma grande, grande, grande. Certo, diceva Gabrielli, ma non era soltanto uno slogan, che alla quantità Gualdo sa sempre però aggiungere la qualità dei tifosi, e questo è vero, non è un semplice slogan. Ma io le posso ripetere che quello che ha detto Gabrielli è vero, perché noi anche in pochi, ma pochi, siamo sempre lo stesso. Relativamente, certo, pochi, in rapporto anche alla confronto a grandi città, noi siamo più di loro, però il discorso più semplice è che noi amiamo veramente la città, a noi non piace andare in giro a fare casini di qua come fanno tutte le altre parti, noi amiamo la nostra città e amiamo vivere. Certo. Il calcio, ci piace il calcio. E diciamo che ci aspetta un altro grande anno, un'altra grande stagione in CU. Sì, sarà sofferta anche questo, ma credo che riusciremo a fare bene. Ti ringrazio comunque, buon proseguimento allora. Grazie. Avevamo anche qualcosa per lei, grazie. Ivano è forte e vincerà! Ivano è forte e vincerà! Ivano è forte e vincerà! Sì, Roberto, c'è ragione, tre grandi ultras, in tre facciamo tre quintali. No, io intendevo grandi, perché avete un cuore veramente stupendo per il Gualdo. Comunque siamo arrivati alla conclusione, Roberto, che cosa ne dici? Ormai puoi sbilanciarti fino alla... Per noi che seguiamo lo sport, il calcio e altri sport gualdesi in particolare, è una soddisfazione grandissima. Noi abbiamo sempre seguito la squadra, siamo impegnati in prima persona per le trasferte, per le coreografie, insieme ai più giovani. Noi siamo, diciamo, più che ultras, un gruppo di amici a cui ci piace fare le trasferte insieme, festeggiare, oltre alla partita magari stare allegri sul pullman, vedere la partita sotto quest'ottica, più che... La festa prima per stare insieme e poi l'entusiasmo della partita. Abbiniamo l'uno e l'altro, è una scampagnata piacevole quando si va in trasferta, le poche trasferte o le tante che si fanno, e qui è tutto qui. Per quanto riguarda diciamo la conclusione del campionato, io dicevo anche prima che sicuramente Gualdo ha vinto due campionati, il campionato giocato sul terreno con i giocatori e la correttezza per i tifosi. Ma diciamo che sicuramente i tifosi, proporzionati al numero di abitanti della città di Gualdo, sicuramente hanno dato molto, hanno dato un grosso contributo
di qualità e di quantità, perché 3.000 spettatori in un paesino di 15.000 abitanti sono tanti. Diciamo che sì, è giusto quello che hai detto tu. Da questo punto di vista, certo, in confronto ai 15-16.000 spettatori di Livorno, Gualdo non fa testo, però in confronto ad altre città più grandi che hanno meno spettatori di Gualdo, diciamo che questo sicuramente è un vanto per la squadra, per la città e per chi sostiene la squadra. Questo è, diciamo, è il risultato che avete ottenuto per la costanza, la frequenza in tutti i campi, sia qui all'interno ma soprattutto per i campi esterni. Noi abbiamo cercato sempre di seguire il Gualdo il più possibile, cioè nel senso che le trasferte che noi abbiamo organizzato le abbiamo sempre organizzate in maniera che ci fossero sempre più spettatori possibili da parte del pubblico gualdese. Quello che noi cerchiamo di fare è anche avvicinare i giovani allo stadio, cioè nel senso di avvicinarli in modo tale da... Non so se ti accarezzano perché ti vogliono bene... No, forse non sfotto i bei capelli che ho. Allora, no, non c'ho questi problemi. Siamo bene senza capelli. No, senza parrucchina. Comunque io volevo dire solo una cosa, che il Gualdo quest'anno ci ha dato una grossa soddisfazione come in altre volte, in altre occasioni, anche negli anni passati, ma quest'anno ancora di più, perché è motivo d'orgoglio per una cittadina di 14.000 abitanti come Gualdo fare una C1 con le squadre capoluogo di provincia. Per esempio di giocare una partita potrebbe ancora accadere, perché non è detto che andiamo nel sud, Gualdo Bologna. Sarebbe la chi cosa. Chi ci cosa pensava mai? La cosa fantastica. Si ricorda Pascutti, eccola. La cosa fantastica, cioè una cosa che mai, cioè uno non potrebbe neanche prevedere all'inizio di un campionato. Quest'anno però il Gualdo ha giocato molto bene. Io penso che ha fatto il miglior gioco del girone e per questo merita oltre la promozione anche il primo posto in classifica. Alla fine del campionato noi dobbiamo essere primi. E quindi domenica l'appuntamento a Baraccalugo per vincere la partita che ci dà il primo posto. Sentiamo un po' Cassetta che cosa ci dice. Beh, per me che seguo il Gualdo, che ce l'ho nel cuore, quest'anno è stato un anno tremendo proprio, è stato un anno di gioia proprio. Questa sera credo che lo stiamo dimostrando. E il Gualdo, io ho sempre sperato in una squadra del Gualdo, sin dall'inizio, anche nel momento in cui, diciamo, aveva un po' perso, no, quel suo ritmo, però ho sempre creduto che alla fine del campionato fosse arrivata tra le prime. È allegria, no, è allegria, soltanto è allegria. Che è un'allegria dolce questa. È buonissima. Quindi tu ci hai creduto comunque tu sempre sulla vittoria? Sempre, sempre, tantissimo. E la speranza è che io credo che il prossimo anno facciamo bene. Non dobbiamo fare la Cenerentola. Dobbiamo far meglio. No, il presidente ha detto che sicuramente non la farà la Cenerentola, quindi è da crederci. Certamente, certamente. Da parte nostra ci sarà sempre. Tanto ci vediamo ancora domenica a Baraccalugo. Come no? Angelo, è più faticoso salire in montagna o tifare tutte le domeniche con tanto entusiasmo? È più difficile tifare. Sicuramente, quest'anno purtroppo, meno male dico, è andata bene. Infatti all'inizio con gli altri amici avevamo fatto un pronostico con Gianni Lacchi, il giornalista del Corriere dell'Umbria, e avevamo messo al primo posto Livorno e al secondo posto Gualdo. Ci siamo sbagliati di poco, comunque almeno l'obiettivo lo abbiamo centrato. Diciamo che comunque sull'obiettivo per la promozione ci credevate sin dall'inizio. Ma noi ci credevamo nel periodo novembrino, quando la società ha acquistato Traini. Da lì si vedeva l'intento della società, da lì si vedeva, diciamo, l'obiettivo finale quale era. Quindi con l'innesto di Traini la squadra ha avuto soprattutto in avanti quella tranquillità che ha portato la squadra dove è arrivata praticamente. Quindi ancora però ci abbiamo l'appuntamento di domenica a Baraccalugo per conquistare il primo posto. Sì, diciamo ormai primo, secondo posto
Ormai l'obiettivo è centrato, però certo, essendo ormai primi, siamo contenti di rimanerci. Speriamo. Ma guarda che Angelo non rifiuta, eh! Speriamo che questo obiettivo sia veri. D'accordo, Angelo. Certo che i tifosi ne convincono. Ecco, diciamo che dopo averci provato per tutto l'anno di portarti al microfono non potevi venire, non volevi, probabilmente per motivi molto ovvi. Questa sera invece ci sono riuscito ed è giusto, perché mentre festeggi la vittoria e brindi con i tifosi, mi puoi anche fare così un bilancio, una valutazione finalmente sul gioco, su questa grande squadra. Ma a livello di gioco quest'anno siamo molto migliorati. Già l'anno con Barducci dicevamo che non avevamo mai visto giocare il Gualdo in quella maniera, ma forse quest'anno possiamo affermare che come abbiamo giocato in questo periodo non ci abbiamo mai giocato, e questo sicuramente è merito di tutti i ragazzi. Forse anche tecnicamente abbiamo quest'anno abbiamo avuto dei ragazzi migliori, ma anche sicuramente è merito dell'allenatore, che sin dall'inizio della preparazione, che anche i primi giorni sono stato un paio di volte a Macerata Nuova Feltre, già si vedeva quello che effettivamente voleva. Se ti ricordi, io ci andai a fare un bel servizio, sì, no, e subito fu chiara il metodo. È qualche gubbino. Spererei di no, scherzo. C'è la televisione, ecco. Più sì, altro. Sì, scherzo, adesso al di fuori di tutto. E niente, siamo molto contenti per questa vittoria e speriamo che il prossimo anno vada ancora meglio. Ecco, dicevo che comunque i tifosi del Gualdo non sono piuttosto numerosi come quelli di Livorno, anche perché siamo un decimo rispetto alla città di Livorno, però sicuramente siamo tre volte più caldi e più calorosi e soprattutto molto più, come dire, tranquilli di altri tifosi. Al di fuori che siamo un piccolo paese, che perciò anche a livello di tifosi siamo pochi, sicuramente il nostro vantaggio è che c'è un gruppo unito di 30-40 persone che segue il Gualdo per incitare la squadra e per divertirsi. E vediamo che innanzitutto poi, cioè, non si riflette esclusivamente la domenica, ma bensì durante tutta la settimana. Cioè c'è un gruppo unito che crede in certi valori, crede in certi divertimenti, a cui siamo tutti appassionati di calcio, e che durante la settimana, magari il venerdì, ci ritroviamo qui al circolo, si beve una birra, si sta insieme e si organizza la trasferta oppure il tifo per la domenica in casa. Diciamo che abbiamo ancora due appuntamenti, domenica a Baracca Lugo magari per conservare il primo posto, e poi inizia la grande, bella stagione 94-95. Ma sicuramente per quanto riguarda domenica sono abbastanza fiducioso, in quanto penso che con un pareggio potremmo mantenere la vetta della classifica, in quanto secondo me l'Aquila venderà cara la pelle nei confronti del Pontedera. Per quanto riguarda la prossima stagione, sicuramente molto dipenderà anche dal fatto in quale girone saremmo collocati. Infatti stamattina stavamo guardando che sicuramente saremmo collocati nel girone A. Ogni partita, sia in casa che fuori, sarà una battaglia, no, in quanto abbiamo incontro. Abbiamo. abbiamo. Basta. Sei andato a Pediceri, no? No, scherzavo. Perché lo prendiamo in giro, in quanto la domenica, al posto di venire a Macerata, è andato a vedere i ceri. Perciò si arrabbia che noi lo sfruttiamo. Ma comunque è un super tifoso, sia lui che il fratello. E niente, beve un po'. No, adesso per concludere, comunque anche nel 94-95, cioè conoscendo ormai la società, sicuramente non faremo un ruolo di Cenerentola, sicuramente non sarà semplice come quest'anno. Ci mancherebbe altro. Anzi, e invito qualcuno ha detto B come Barberini o come B?
la B è difficile, non sogniamo troppo, ma quello che vorrei fare sicuramente è un invito a tutti i tifosi, perché sicuramente quest'anno non vinceremo tutte le partite, cioè ci sarà molto da soffrire. L'ambiente gualdese è un ambiente un po' strano secondo me. Al momento in cui si vince tutti quanti gassati, tutti ci si carica, gassati, tutti quanti. Al momento in cui le cose non vanno troppo bene si sta molto, dice io l'avevo detto, io qui, io là. Io direi che invece oramai abbiamo un piccolo gioiellino nella nostra città, 15.000 abitanti che lottano contro grandi città quali Salerno, Reggio, Pisa. Pensa se dovessimo andare nel girone di nord, Gualdo Bologna. Sicuramente non sarebbe solo Gualdo Bologna, ma Gualdo Mantova, Gualdo Pisa, Gualdo Spal, Gualdo Como, e sicuramente ogni partita sarebbe proprio... Non solo di grandi città, ma di squadre che hanno fatto la Serie A. Infatti io direi questo qui, stiamo vicini a questa società, stiamo vicini a questa squadra, perché sicuramente le intenzioni ci sono, poi quello che verrà verrà, ma io sono abbastanza fiducioso. E viva una salvezza, certo, e forza qua. E viva e forza qua. E forza qua. Ecco, andiamo alla conclusione di questo nostro servizio che abbiamo voluto dedicare agli ultra di Gualdo, ai tifosi che hanno portato con calore, con vero entusiasmo il nome di Gualdo in tutti i campi della stagione che ormai è trascorsa. Con noi intanto le più giovani, non lo conosco. Siete Muzzi. Andrea Morigoni. Sì, e Figarelli. Soprattutto con Figarelli, che è uno dei più accaniti, dei più, certo, anziani tra gli ultras, ma anziani di militanza di ultra. Certo, ecco. Certo. Gianfranco. Che finalmente, dico, dopo tanti sospiri, tanti entusiasmi, questa sera il cuore è completamente aperto. Certo, senz'altro, perché abbiamo raggiunto un risultato secondo me insperato, non tanto per come magari l'ha raggiunto la squadra, che con un gioco brillante, meritato, ma insperato in quanto una piccola cittadina, di conseguenza è immaginabile che una vittoria raggiunta, un traguardo raggiunto in queste condizioni è doppiamente secondo me meritato. O lo raggiungi sul campo con le forze tue oppure non lo raggiungi. Bene, no. Sentiamo intanto anche il giovane che cosa ci dice. Tu anche non ti conoscevo, ma ti ho visto sempre presente comunque. Sì, siamo sempre comportati bene, mi pare. Mi sembra che i tifosi del Gualdo meritano il secondo campionato per la, certo, correttezza manifestata. A parte quella, anche con qualsiasi squadra come Livorno, Pontedera, anche a Pontedera sempre migliori siamo stati. Voi sapete l'aneddoto che c'era a Livorno, no? A Livorno un dirigente mi disse: ma quanti abitanti fa Gualdo Tadino? Allora io ho dato uno sguardo allo stadio, più o meno dico: quanti sono i tifosi qui presenti? Dice: una quindicina di mila. Ecco, quella è tutta la città di Gualdo Tadino allora. E sono rimasti in male perché chissà che cosa credevano. Quindi significa che la qualità conta più della quantità spesso. Ecco, vediamo un po'. C'era anche Andrea. Con i livornesi sono venuti qua un 800, non hanno fatto niente. Noi siamo stati molto superiori. Certo. Andrea, anche per te, anche per te è stata un'annata magnifica. Sì, beh, questa è stata un'annata che rimarrà, penso, nella storia, soprattutto per noi. Una cosa che penso non ripetibile, fantastica, abbiamo vissuto tutti quanti. Un motivo in più per andare avanti, con una distrazione della solita vita quotidiana. Mi sembra che il campionato l'abbia vinto non soltanto la squadra, ma anche l'insieme dei tifosi che hanno supportato la squadra in tutti i campi con entusiasmo e con correttezza. Questo va a merito vostro. Sì, soprattutto quello, se abbiamo riuscito a instaurare un rapporto tra di noi molto amichevole, abbiamo formato un gruppo, ci siamo visti sempre, continuamente, e questo è molto importante, soprattutto nello sport. Ti ringrazio. Prego. Bene, io direi di chiudere qui, Sandro, il nostro servizio. Un ringraziamento a tutti i tifosi e agli ultra per questa serata ancora, una serata di allegria in onore e per i festeggiamenti del campionato vinto e dell'ascesa del Gualdo in C1. Quindi ci rivedremo ancora, ma soprattutto ci rivedremo per la stagione 94-95. Grazie e arrivederci.
Giulio Bello.